Amici del canale, bentornati nella mia cucina. Si avvicinano le festività natalizie e quindi pensiamo a fare qualcosa inerente al Natale, anche se si possono fare benissimo anche se non è Natale. Andremo a fare insieme a voi stasera le sfince siciliane, quelle che non contengono né patate né uova e né latte, quindi molto semplici e molto, una ricetta molto antica delle nostre nonne. Quindi per fare questo tipo di sfinci ci dobbiamo procurare 200 g di farina 00, 100 g di semola di grano duro rimacinata, un cucchiaio di zucchero, una bustina di vanillina, 3 g di lievito di birra fresco, 200-250 di acqua tiepida. Vedremo poi durante l'impasto quanto ne assorbirà la farina. La buccia grattugiata di un limone, un cucchiaino di miele, un pizzico di sale e della cannella. Adesso ci mettiamo all'opera e vediamo come fare queste delizie natalizie. Allora, iniziamo col mettere nel nostro recipiente le due farine. Andiamo a mescolarle, a miscelarle. Adesso inseriamo lo zucchero, 3 g di lievito di birra, e andiamo un po' a miscelare con lo zucchero, così. Poi andiamo a mettere un cucchiaino di miele, andiamo ad aggiungere una bustina di vanillina che profumerà il nostro impasto. E andiamo a grattugiare la buccia di un limone biologico, non trattato. Dopo aver messo il limone andiamo a mettere un pizzico di cannella e poi l'altra cannella la useremo per bagnare, diciamo, insieme allo zucchero, la uniremo allo zucchero e una volta dopo fritti li passeremo in zucchero e cannella. Il sale lo mettiamo dopo che incominciamo ad impastare, perché no, non deve stare vicino al lievito, quindi andiamo ad aggiungere piano piano l'acqua tiepida e vediamo quanto ne prende la nostra farina. Vi ricordo che io ne ho riscaldato 250 g, ma non vuol dire che la userò tutta. Andiamo ad aggiungere un pizzico di sale, mettiamo qua nel bordino e poi andiamo sempre con l'acqua ad ammorbidire il nostro impasto, che deve venire bello morbido, quasi liquido. Quindi andiamo a lavorarlo e poi a sbatterlo con le mani. Ecco qui come si presenta l'impasto dopo un po' che viene lavorato, viene sbattuto in questa maniera per renderlo bello liscio e senza grumi. Come quantitativo di acqua, vedete, è rimasta solo questa, però non si è nemmeno 10 g di acqua. Quindi quando raggiunge è completamente liscio l'impasto, privo di grumi, lo possiamo mettere a riposare per farlo lievitare. Se non ve la sentite di sbatterli a mano, li potete fare anche in planetaria. Ecco, vedete, mano a mano che si lavora, l'impasto incomincia a diventare sempre più liscio. Allora, abbiamo finito di lavorare il nostro impasto, vedete come si è lisciato. Adesso lo metteremo a riposare fino al raddoppio.
Quindi mettiamo il coperchio nel nostro contenitore e lo controlleremo fra un'oretta, un'oretta e mezza per vedere se sono raddoppiate. Ci vediamo dopo. Trascorso un'ora e mezza andiamo a vedere il nostro impasto. Vedete come si è lievitato? Vedete le bolle di lievitazione? Adesso ci trasferiremo ai fornelli e andremo a friggere. Allora, ho preparato la pentola con l'olio che è pronta. Poi vi preparate una ciotolina con un altro po' d'olio dove andrete a bagnare il cucchiaio per prendere le sfince, se li fate col cucchiaio, oppure vi bagnate le mani se li volete fare a ciambellina come le sfince trapanesi. Quindi li farò io miste, un po' li farò a pallina e un po' li farò a ciambella, quindi vi farò vedere tutte e due le forme. Allora, il nostro olio è pronto, quindi bagno il mio cucchiaio dentro l'olio e vado a prendere un po' di impasto. Così mi aiuto con un altro cucchiaio e lo faccio cadere dentro l'olio. Ecco qui, questa è la forma a pallina. Invece, se vogliamo fare la forma a ciambella, ci bagniamo le dita. Andiamo a prendere un pezzetto di impasto, andiamo a fare il buco al centro e lo andiamo a mettere nell'olio. Ecco qui che si dovranno colorire perfettamente, si dovranno dorare. Li andremo a fare tutti, poi li passeremo, una volta cotti, li passeremo nella miscela di zucchero e cannella e poi li andremo finalmente ad assaggiare. Andiamo a togliere la prima pallina che si è colorata, la mettiamo qui su carta assorbente per far depositare l'unto in eccesso. Andiamo a vedere le prossime che sono pronte. Ecco qui che un'altra sfince è pronta. Andiamo a scendere anche questa. Man mano che si colorano, li andiamo a prendere. Queste sono sfince antiche, proprio che si facevano una volta, senza patata, senza uova, senza latte, quindi un impasto molto povero ma molto saporito. Ecco qui, adesso li andremo a fare tutti e a passarli nello zucchero. Calde calde le passiamo nello zucchero a cannella, così lo zucchero aderisce perfettamente alle nostre sfinci. Guardate che sono belle. Adesso li friggeremo tutte e ci vediamo dopo. Ed ecco qui le nostre sfince siciliane all'antica. Guardate che sono carine. Le ho fatte a ciambella, le ho fatte rotonde. Quindi ci possiamo dirigere direttamente all'assaggio. E adesso andiamo ad assaggiare. Prendiamone una, la apriamo e andiamo all'assaggio.
ottime. Quindi fate questa ricetta, che è una ricetta antica siciliana delle nostre nonne, dove non si usavano le patate, dove non si usavano le uova. Quindi fate questo impasto semplice, solo con acqua. Regolatevi con la quantità di acqua da mettere, perché, come vi ho detto sempre nelle mie ricette, ogni farina contiene il suo grado di umidità. Quindi se nel mio impasto ce ne sono volute 250 ml di acqua, magari se li impastate voi ce ne vorrà un po' di più o un po' di meno, quindi dovete anche regolarvi voi ad occhio. Quindi se vi fa piacere iscrivetevi al mio canale. Ringrazio tutti coloro, sono arrivata a 3.000 iscritti, ringrazio tutti coloro che si sono iscritti al mio canale e continuano a farlo e continuano a seguirmi. Quindi che dire, grazie a tutti e vi rimando alla prossima ricetta. Ciao a tutti!